Walter Procaccianti, 61 anni, oggi va in pensione dopo anni di lavoro. Walter, da quanti anni lavori? Lavoro in questa amministrazione da 37 anni. È un momento veramente di forte emozione. Non è facile lasciare un ambiente di lavoro dopo tanti anni nello stesso posto di lavoro. Però purtroppo questo è un traguardo raggiunto con tanti sacrifici ed è giusto che vada via lasciando spazio soprattutto ai giovani. E adesso cosa farai? Hai 61 anni, insomma, ancora ti rimane da vivere 30-40 anni, no? Quindi cosa farai? Ma ti dirò, con molta sincerità, un altro paio d'anni l'avrei fatto volentieri, perché mi sento ancora nelle condizioni psicofisiche di poter lavorare. Però con questi risvolti normativi non è facile continuare a lavorare. Quindi io mi sento e mi reputo un lavoratore fortunato per essere entrato in questa nuova squadra di fuoriusciti, perché tutti gli altri colleghi anziani come me non so se ce la faranno e in quanti anni potranno raggiungere questo obiettivo o questo traguardo. Ma cosa dice i giovani di oggi che a 61 anni non potranno mai andare in pensione? Cosa dire? Mi dispiace per loro, perché non è facile, la prospettive sono brutte, non sono di facile soluzione. Diciamo che c'è stato un po' molta facilità di pensionamento nel passato e adesso si pagano tutte le conseguenze. Non dico che io stia andando in pensione in età diciamo giovane, ho 61 anni, però mi reputo fortunato. Per i giovani purtroppo prevedo brutti momenti. Senti, ricordo un momento bello e un momento brutto di questi 37 anni. Prima il momento brutto e poi il momento bello. Ma ti dirò, un momento brutto è stato quando, mi dispiace dirlo perché non dovrei dire queste cose, ma sono costretto, quando un sindaco mi ha voluto un po' umiliare con un ordine di servizio, ma lo metterei subito da parte perché non vorrei giustamente rovinarmi la giornata, solo col pensiero. I momenti belli sono tanti perché ho lavorato sempre con coscienza, con spirito di sacrificio per raggiungere sempre molti obiettivi, e finalizzato il tutto al miglior risultato. Penso di esserci riuscito. Negli ultimi anni ha avuto in mano la protezione civile con anche il coinvolgimento di altri soggetti che non sono magari dentro la pubblica amministrazione. Adesso che fine farà la protezione civile a Pezzarmeia? Ma guarda, ti dirò, io ne sono molto orgoglioso di aver gestito un servizio del genere, perché è un servizio molto delicato in continua evoluzione. Ed è, ripeto, dire, un servizio che va continuamente attenzionato. Però almeno di quelle che sono le previsioni, in proposition c'è il dottore Mauro Mirci, una persona di grande talento, e quindi sono fiducioso che il dottore Mirci possa fare bene, anzi potrà anche migliorare questo servizio. Senti, cosa dici a quelli che rimangono nel comune? È una città molto bella, molto importante, in che modo pensi che possano contribuire? Ma ti dirò, il comune di Piazza Mirina è un comune, diciamo, medio-piccolo, non è un grande comune, quindi rappresenta bene o male sempre una famiglia, ci conosciamo tutti. Bisogna avere la consapevolezza di lavorare perché il lavoro distrae, dà soddisfazioni, e quindi auguro ai giovani veramente di impegnarsi perché il lavoro dà tante soddisfazioni. Senti, so che è una cosa privata, però te la voglio dire, tuo figlio è uno dei... uno dei giornalisti d'Italia più giovani che insomma sta facendo grandissime cose con Iacona nella trasmissione di Rete 3. Per chi non lo sapesse, Walter è il padre di Danilo. Dici due parole su tuo figlio, insomma, una cosa un poco familiare però. C'è poco da dire, perché nominare già mio figlio, questo mi emoziona moltissimo. Mi sta dando grosse soddisfazioni. È un orgoglio per me avere un figlio che fin da bambino ambiva a fare questo tipo di attività, il giornalismo, quindi il giornalista, e ci sta riuscendo, veramente grazie alle proprie forze e alla sua caparbietà sta riuscendo nel suo obiettivo, che era quello di fare il giornalista. Bene, grazie Walter e buona pensione allora. Grazie a te.